Chi magari non ha poi deciso di candidarsi all'epoca è comunque Sì, rimasto nel gruppo, quindi partecipa siamo anche stati sostenuti, quindi possiamo dire che siete un paese strano. Strano, però in senso Un paese positivo. strano, perché non succede No, siamo un paese strano. Scherzo. Andiamo un po' Non succede. sul perché state qua. Sì. Io pensavo che mi portavano altri pacchi stasera, mi sono salvato. Bandiera arancione. Prima in Irpinia, come borgo più bello, quinta nei primi 5-6, che mi hai No, detto gli unici oggi. L'unici in 5 Campania. borghi della regione Campania. Campania è uno dei più belli borghi d'Italia. Sì, Possiamo pazzesco. specificare cosa significa bandiera arancione su un comune? Bandiera arancione vuol dire che il comune risponde a determinati requisiti in termini di accoglienza, di bellezza paesaggistica, di bellezza architettonica. E quindi Zungoli, venendo poi da una storia di accoglienza che va avanti da oltre 20 anni, voglio dire, nel lontano 1999, ricordo, fu fatto a Zungoli il primo corso per accompagnatori turistici della Valle dell'Ufita. E quindi un'idea che nasce La da quegli città anni lì, dell'olio pure, quindi sì, anche paese certo. dell'olio. Città dell'Olio. E quindi questa è la risposta ad un duro lavoro che va avanti da oltre 20 anni. Ci sono tutta una serie di attività ricettive, ristoranti, B&B, che comunque è l'albergo che comunque questo borgo presenta. Se dovete raccontare Zungoli in 10 parole, in 10 righe. In 10 righe, allora. Vabbè, Zungoli per me rappresenta. Il più bel paese della provincia di Verona. Non avevo dubbi, pure per me Grotta Minardi è il più bel paese. Avrei da ridire, insomma. No, vabbè, Ti dico, Grotta Minardi aveva uno della parte antica. No, è molto serio, se è a Castella, quindi Era beh, non c'è più lì, non c'è rimasta lì. Quindi la vecchia politica ha fatto tabula rasa, quindi ha abbandonato una delle parti più belle. tornando Quindi a paese strano, insomma. Noi siamo al contrario. Allora, raccontare Zungoli in 10 parole. Allora, Zungoli, a parte che è il mio posto del cuore, insomma, che ci sono nato, cresciuto e probabilmente ci morirò anche, ma più tardi possibile. Zungoli è un paese, che va apprezzato per quello che è. Non si può avere la presunzione di arrivare a Zungoli e di trovarci tutto quello che ci si possa immaginare, perché Zungoli va visto, è visionario come paese, bisogna avere un'ottima immaginazione. Però è un paese che ti dà tanto e offre anche tanto. Raccontarlo in 10 parole è un po' complicato, ma spero di aver toccato dei punti giusti. Moglia sicuramente Cioè, riuscirà. lui ci ha detto il mio paese, dove vivo, dove vivrò e dove morirò. Quindi l'ha raccontato bene. Monia, tu sei la parte della cultura. Sì. Lui è il braccio armato, quindi tu sei la parte della cultura. Zungoli è un paese dalle mille contraddizioni, che poi o lo si ama o lo si odia, cioè non c'è una via di mezzo, ma credo che sia un po' così per tutte le realtà di questo territorio. Ed è anche un paese che comunque, come tutto il territorio irpino, soffre di questo abbandono, di questa forte emorragia di giovani che si è avuta negli ultimi anni. Però io penso che anche un borgo della rinascita, voglio dire, a partire anche dall'esempio, no? Nostro, l'ottenimento della bandiera arancione, del riconoscimento dei borghi più belli d'Italia, può essere anche un po' il faro per tanti altri borghi che vogliono avventurarsi su questa strada e prendere Zungoli come esempio per potercela fare. Un paesino che vedete uguale ai vostri borghi? Sì. In provincia d'Avellino? Benevento, te ne dico uno, Apice. Sì, ma ce ne sono diversi, cioè poi tutti i borghi, io dico che poi non solo l'Irpinia, ma tutta la Campania è Beh, io bella, parlo voglio dell'Irpinia, parliamo del dire noi, iniziamo a tirarci fuori dal nostro. che ogni borgo ha le sue caratteristiche, e Erano, Greci. La stessa Savignano, comunque Savignano Irpino, Rocca San Felice. Rocca San Felice, comunque ci sono Taurasi.
certo, questi borghi comunque hanno delle potenzialità inespresse, che poi però io dico anche un'altra cosa, smettiamola anche di aspettare sempre un po' la politica, voglio dire, anche a noi abitanti ci manca un po' di coraggio, no? Coraggio di fare impresa e Vabbè, diciamo che a volte non mettiamo sempre la politica in mezzo, però l'80% se quella parte politica non fa il suo, uno che vuole investire su determinati ruoli. Bisogna andare in una direzione, cioè la politica bisogna camminare insieme. La politica deve creare le condizioni, però se poi non c'è chi vuole cogliere quelle condizioni, siamo allo stesso punto di partenza. Diciamo che in questa tanto provincia dipende anche dalla capacità di fare rete e associazione. Su questo ti do pieno appoggio, perché poi noi siamo restati un po' indietro con gli anni, aspettando sempre la politica, che vedendola come quella che esce il sindaco e ti deve dare il posto di lavoro, e quindi bisogna, però la politica, come dico sempre anche in questa trasmissione, deve forse mettere la spinta, arriva dal basso la politica per forza di cose, deve essere, ma non è sempre così, non è sempre così, ma per così, forza di cose, voglio dire, siamo piccole comunità, quindi se arrivano delle spinte importanti, ma importanti in termini di voglia di fare, non di distruggere, la politica deve stare ad ascoltare. Vado un po' sul vice sindaco, ti lascio un po' la cultura, poi ci ritorno. Sindaco, un'altra questione. Vice sindaco, io ho preso solo la parte finale. Vabbè, ma il prossimo sindaco, giusto? Ma direi. Non prende gli impegni, assolutamente. Già 3 mandati può fare il sindaco attuale, quindi. Manca un altro allora. Manca un altro, quindi la prossima, poi fare di nuovo un cambiamento. Ragioniamo sull'oggi. Io, siccome che parlo di calcio in questa, anche di calcio in questa trasmissione, il campo sportivo a Zumbul? Il campo sportivo è. Sono passato un paio di giorni fa, un paio di settimane fa, perché noi abbiamo un grande amico che è una delle aziende più conosciute anche a Zumbul a livello mondiale, la Molara. Quindi siamo amici, diciamo che in questa avventura ci ha accompagnato per un po' di anni e ci sta continuando ad accompagnare. Passare di là, ho visto che le porte ci sono, ma l'erba era. Allora, il campo sportivo di Zungaro è un gran bel problema, nel senso che purtroppo ormai da un po' di anni non c'è una squadra di calcio, perché i paesi comunque vivono di questo spopolamento, quindi i ragazzini sono sempre giocano sempre meno a calcio, tra l'altro. Sì, assolutamente, true. E noi abbiamo un progetto già definitivo di riqualificazione dell'intera struttura, che prevede quindi il campo sintetico, il campetto polivalente, una struttura tribuna e anche il parchetto giù dietro al campo. Chiaramente dobbiamo aspettare qualche bando, sia a livello regionale o a livello statale. Poi diciamo che la squadra di calcio sono un paio d'anni che non fanno più calcio. Insomma, adesso da 4 anni. Me li ricordo ogni tanto qualche derby a Villanova. Quindi tu i famosi derby. I derby di Mazzata erano più prima c'era l'allenatore di Bonito. Io Bonito ho un'esperienza di quelle proprio. Sì, non lo diciamo. Io ci ho giocato a calcio in questa categoria, le conosco le risse in campo, sui campi, specialmente di terra e battuta. Però è finita sempre bene. Dopo la rissa si può anche raccontare. Dopo la rissa vai all'ospedale o ti ritiri, due sulle cose. Non è che tipo. Io sono andato all'ospedale e poi sono ritirato. Non facciamo nel campo sportivo a Zoom. No, scherzo a parte. Stiamo puntando però sulla palestra all'aperto, però. Sì, stiamo puntando anche su questo. Infatti, non va visto solo come calcio. Sì, no, bisogna fare un pacchetto unico per. Noi abbiamo questo progetto, dicevo, definitivo, sia sul campo da calcio, che sarà, speriamo, modulato anche per 2 campi da calciotto, e poi c'è il campetto polivalente, che diventerà quindi appunto un campetto sia da calcetto che un campetto da tennis. Sperando che poi i giovani come voi ripopolano un po' il paese, perché altrimenti questa tu muovi, vedi. No, perché io ti parlo di calcio, ma il calcio è lo sport più conosciuto, però ti faccio l'esempio che io ho mio figlio che vuole giocare a basket, ho grandissimi problemi per trovare uno che fa basket, devo andare ad Avellino, quindi da qua, quindi o ci diamo una mossa, anzi vi date una mossa voi amministratori un po' tutti, oppure tra 10 anni, 15 anni ci sediamo davanti a qualche vecchietta davanti alla porta, cioè ci resta ancora quella bellezza. Perché qui non ci resta più nulla. Una cosa che avete fatto è che questa è
precedentemente al Covid, quindi il Covid non c'entra nulla, è questa straordinaria iniziativa delle case a un euro. La spieghiamo, poi vi racconto anche quell'altra di Teora, anche a microfoni spenti la, ve l'ho detta, però facciamo ascoltare anche a microfoni aperti. Come funziona, come sta andando? So, dai numeri, 28 case assegnate, un po' di rallentamento su, sulla questione sì, Covid, dei lavori, ovviamente, ma perché... il tutto come funziona? Se io domani mattina mi alzo e mi voglio prendere una casa nel borgo di Zungoli, come fare? Non la puoi prendere perché il bando è chiuso. Attualmente il bando è chiuso. Però io vi ho chiamato apposta qua per avere una spinta dalla politica. Però abbiamo altre soluzioni. Però sicuramente ci sarà un nuovo bando. A quel punto bisogna andare sul sito del comune, andando su quell'apposito link casa da un euro, e in quel caso si fa una manifestazione di interesse su una delle case messe a bando. Chiaramente si può anche prendere visione previamente della casa, chiamando al comune, prendendo un appuntamento si può prendere visione, insomma si può spiegare quella che è la realtà anche del paese, e poi presentare una manifestazione di interesse. Chiaramente la casa viene assegnata con un punteggio, ad esempio se la persona, sia italiana o che straniera, che voglia presentare la manifestazione di interesse e voglia anche portare la residenza a Zungoli, ha sicuramente un punteggio maggiore. Residenza intendi residente poi sul posto, sì. Domiciliato anche sul posto, oppure sì. Residente poi me ne vado a Bologna a vivere? No, ci sono dei punteggi. Quindi la residenza, diciamo, chi rimane chi rimane sul posto assegna il bimbo a scuola, sì. Ha un punteggio altissimo. Più alto. Chi invece magari vuole prendere solo la casa per l'estate, per aprirci una bottega artigiana, faccio per dire, ha un punteggio che consente poi quindi di. E ad oggi come siamo messi, Moina? Come siamo messi con. Sono stati già stipulati dei contratti, ovviamente si è partiti subito dopo più o meno la fine di questa emergenza, degli accordi in realtà tra le parti, e sono iniziati i lavori almeno di alcune abitazioni. Un'altra cosa, questa poi la date a un euro, diciamo che è gratuita, loro hanno l'obbligo di ristrutturare tutta l'abitazione, sì. Una volta ristrutturata e poi vanno via dopo 2-3 anni? No. La possono vendere, non vendere? Vabbè, loro devono fare prima comunque l'atto notarile. Quindi prendono la struttura fatiscente. Prendono la struttura fatiscente. Sarà ristrutturata. Sì, a spese tutte loro. A spese loro, chiaramente. Perché loro nel momento in cui hanno l'assegnazione della casa, devono presentare, devono dare una caparra. Hanno un tempo per la ricostruzione? Allora dipende sempre, ci stanno 6 mesi che da un punteggio, 3 anni da un punteggio, 5 anni da un altro tipo di punteggio. Chiaramente se la ristrutturi in meno tempo si dà più punteggio, cioè privilegiato insomma chi decide di ristrutturare in meno tempo possibile. Vabbè, però questa comunque al di là di tutto è un'iniziativa che ha fatto sì che Zungoli venisse un po' conosciuto anche al di fuori, cioè ci ha concesso, c'è stata molta attenzione sul discorso delle case a euro. Tanto è vero che anche altri comuni poi si sono, alcuni già prima, altri dopo, si sono avviati su questa iniziativa ed è stato realizzato anche un apposito sito internet che raccoglie un po' tutti i comuni italiani che hanno intrapreso questa iniziativa. È una delle tante per cercare comunque di riqualificare il borgo e ripopolarlo in qualche maniera. Insieme ad altre iniziative che comunque cerchiamo e stiamo mettendo in campo. Con la questione, la faccio entrambi, poi magari mi risponde lui. tu rispondi dopo 3-4 secondi per non parlare. Sì, vabbè, cioè, sono diesel. Ormai me la sono imparata. Se arriva qualche richiesta sulla questione adesso che stiamo vivendo la questione ucraina, e avete case a disposizione che manca pochissimo per ristrutturarle, è possibile anche aprire quelle là e magari per ripopolare questi borghi iniziamo anche a fare accoglienza così? Allora parliamo di casa a un euro? Sì, anche se su qualcosa comunale che non è stata venduta, che magari può essere già messa. Tendenzialmente comunque queste case a euro hanno bisogno di ristrutturazione. Quindi non abbiamo il tempo materiale. Non sono immediatamente disponibili, però ovviamente si tratta comunque. Zungoli, come altri borghi alpini, hanno un'abbondanza di case a disposizione, quindi
quindi il problema abitativo è l'ultimo dei problemi nei nostri territori, e quindi dovesse presentarsi questa necessità si troverebbe sicuramente una situazione. Ci sono più case che abitanti in assolutamente provincia. Sì, ma soprattutto sulla questione di accoglienza potete dare una mano come amministrazione, magari a qualche famiglia che ha qualche casa chiusa.